arrivati per la terza puntata del nostro comprensorio riguardante all'Erona. Eh sì, noi abbiamo lasciato la volta scorsa l'argomento guerra, il fronte di all'Erona, non l'avevamo terminato perché abbiamo visto quanti episodi tragici ci sono stati, quante cose abbiamo detto, avevamo qui altri ospiti e quindi avevamo detto che l'inizio di questa terza puntata avrebbe ripreso appunto quell'argomento. E ritorniamo su quell'argomento parlando di un ritrovamento di Bengala sul fiume Paglia nell'anno 1944. Poi parliamo della uccisione da parte dei tedeschi di tre signori di all'Erona, Guerrini Giovanni, ecco, ucciso nel 9 giugno del 1944, Ferretti Pietro il 14 giugno 1944 insieme a suo figlio. Ecco, poi avevamo detto l'altra volta, dovevamo parlare di quel famoso eccidio del Pomarlo, 5 persone destinate a morire, per fortuna 3 si sono salvate e uno di questi 3 questa sera ci ha rilasciato una sua intervista di quel momento veramente tragico. Nel 1990 ad all'Erona si pensò di fare un monumento proprio in onore di questi caduti. Ecco, parleremo ancora di un soldato che, trovandosi prigioniero degli inglesi a Calcutta, vide in una pagina di un giornale inglese la foto del suo paese. Si commosse al punto che gli scesero delle lacrime e l'ufficiale inglese che gli stava lì davanti leggendo questo giornale gli regalò questa pagina. Abbiamo, ecco, anche qui un racconto veramente commovente di questo soldato. Abbiamo il piacere di avere qui il primo cittadino di all'Erona, il signor Valentino Rocchigiani. Ecco, il signor Valentini Rocchigiani è alla sua prima legislazione e quindi si sa quando un comune viene strappato alla forza precedente. Ah, non è stato strappato, come è sempre quella, ma che comunque cambiano persone, ci stanno dei programmi che si presentano e quindi che cosa di quel programma presentato un anno e mezzo fa circa è andato in porto, quello che invece dovrà essere fatto. Benissimo, io ringrazio quindi il sindaco per essere qui con noi. È sempre con noi il signor Tomassini Giovan Battista, che oramai è un abitué di questi incontri con all'Erona. Abbiamo detto, Giovan Battista è talmente avanti, un ricercatore di storia, che quindi arricchisce questo nostro parlare su questa realtà di all'Erona. Bene, saluto anche il bravissimo Mauro che come sempre ce l'organizza questi incontri e quindi, ecco, prepara il tutto affinché, ecco, siano veramente rispondenti alle vostre attese e quindi io vi auguro un buon ascolto e passo a Mauro. Ma io ti ringrazio, ma visto che abbiamo con noi l'inesauribile Tomassini, è il primo cittadino, vero, di all'Erona, ecco, della realtà di cui stiamo parlando, ritengo opportuno sprecare pochissime parole, perché lascio subito appunto la parola allo storico del luogo, vero, esattamente allo storico Giovan Battista. Questa sera, se la regia può mandare, è il ritrovamento di un Bengala nel 1944, non so se durante la guerra o appena passata la guerra, sulle rive del Paglia. Si sa, il filmato è del 44. Io, ecco, questo è il ritrovamento di un Bengala lungo le rive del Paglia. Ci sono i carabinieri, c'è una signora che allora era, si può dire, una bambina, eccola, questa qui di spalle, sul nastro, ecco, vede, tra tutti quanti guardano esterrefatti questo paracadute e l'involucro. Quindi i Bengala erano quelle, eccolo, che facevano luce per illuminare la zona, illuminavano a giorno, una certa come si parte è detto, della... Il ponte ha avuto 107 bombardamenti, quindi specialmente nel mese di aprile e maggio, dove le incursioni erano più frequenti, e la notte prima lanciavano, eccolo, vede, ritorno. Era più una curiosità lì, no? Sì, che certo, non è... certo, era una curiosità. Adesso sempre si sa, ogni persona ha avuto la propria storia. Sono morte persone sotto i bombardamenti ad all'Erona Scalo, nel primo bombardamento specialmente. Renzetti Pasquini, per esempio, fu ucciso al secondo bombardamento il 23 ottobre con una scheggia che lo prese
alla schiena, però a Lerona Paese, per esempio, il giorno 9, Guerrini Giovanni fu ucciso per il possesso dai tedeschi, fu ucciso per il possesso di una sella. In precedenza era stato ucciso sempre dai tedeschi il signor Lupi Attilio, infatti il comune piazza Lupi Attilio. Il 14 di giugno, padre e figlio, allora per un cavallo furono legati a un albero e poi fucilati, però i tedeschi non dettero il colpo di grazia, li lasciarono morire nella notte. Da stenti, diciamo, astenti. Ancora peggio. Allora dal paese si sentivano i lamenti di queste due persone che morirono nella nottata. Oh, questa lapide è proprio sul luogo dove sono stati fucilati. Sì, questo è sul luogo, cioè passato il cimitero di Allerona, appena le prime curve che vanno verso Villalba, sempre il 14 giugno del 44, le truppe in pratica erano già in paese, questo è avvenuto all'Allerona Scalo. La località Pomarro dista 1,5 chilometri dal centro del paese e due tedeschi giovani, 17-18 anni, ecco, questa è la testimonianza, se puoi dare la voce. Allora sentiamo l'audio, così sentiamo dire, questi sono due dei superstiti. Ecco, allora sentiamo l'audio. Sono salvati, meglio Marsiglio perché era morto e era sotto, cioè faceva finta che era morto, invece era vivo. Poi invece voi siete stato ferito. Io ferito. Ah, voi siete stato ferito dove? Qui. Qui, Alpe. E dopo vanno portato all'ospedale di Orvieto? No, dopo due giorni. Ah, dopo due giorni. Questo è stato il 14 di giugno, io e il 16 di giugno mi ci hanno portato all'ospedale. Ma vanno curato gli uffici? Niente. Con po' di carta, spirito e basta. Ecco. Dentro di rifugio lassù. I due militari che erano, cioè i due soldati tedeschi che hanno fatto l'incursione, che avevano già un cavallo e cercavano il secondo cavallo, sì, erano delle SS oppure erano dell'esercito? Tedeschi delle SS. Delle SS, quindi vestivano con la divisa nera, sì, ecco, sì, è delle SS. Grigia, però grigia, ma nera, erano delle SS. Il mostrino della SS. Ma so che per esempio qualcuno saltò qui la balsa perché c'era il grano maturo, sì, sì. Voi eravate sfollati in questo potere? Eravate qui perché no, ci hanno trovato nel giro nel bosco, ecco. ci hanno pescato, è vero o no? Com'è? Chi è che è riuscito a fuggire? So che uno di voi due è riuscito a fuggire. Chi è stato? No. Chi è stato? Allora, sono arrivato a Sant'Abbondio. Sant'Abbondio, ecco, è la collina che sovrasta, sì, proprio qui sopra. Stavano su a casa nostra. Ecco, loro praticamente sono venuti da quella, sì, strada. Ecco. Sono arrivati qui sull'Aia. Allora sono arrivati siete tedeschi e c'era il suporo zio Nenu e Zoppo, suporo zio. Io non c'ero lassù, tu c'ero? Su, sì, io c'ero, sì, ero là alle boe, te racconto io. Allora è successo questo, dice portare casa giù qui, ha capito? Una regione. Ora il povero vecchio, lui era già anziano, Zoppo non ha potuto non camminava, ha chiamato il suo nipote, che sarebbe il suo povero fratello, il parodino, e gli ha dato la galla in mano per farli venire giù. Invece da prendere la strada per venendo giù, hanno preso lo stradello che veniva là. Io là, c'ero qui al puntone, che adesso l'ho tagliato la marcia, no? C'era il puntone, ci siamo le boa, lui e io, e c'era il Gerio con me. Allora sono arrivati questi due tedeschi, e il parodino e il paroivo. Quando il Nero è nato sul rifugio, gli ha detto, dice il figlio, e dicevano di portare giù le tedesche, allora hanno fatto parte anche il paro io, se no non ci si combinassimo. Invece da assappare la strada sono venuti là da noi, se no noi non ci si trovassimo sul fatto. Siamo lì con la macchina, lui è arrivato a far l'amore, era un quarto d'ora che era arrivato, gli disse vieni presto, noi ci siamo le buone nascoste lì. Ma è vero i giovani volevano prendere il fucile da caccia per difendersi, questo nessuno, no? Nessuno, niente fucile, niente. Io non ho visto mai. Ci hanno portato fucile giù. Per lo stradello lì, quando siamo lì sotto c'era un figlio più grande, un figlione di una forma, ma lui gli ho detto va, lo chiappo, quello col mitra, stava avanti a me. Allora siamo arrivati qui dice trovate padrone casa, e abbiamo detto
date la cavalla perché ti ci ammazzano. Il capo di casa ha detto, dice, fate siete figlie, dice, non capite. Come la a casa vostra? La cavalla, dice, lì lo porti la mattina. Ecco. Ecco il fatto. Quanti anni avevate voi? Io 22 anni. E voi, Vaine? 24. 22 e 24. Sì. Mentre... Allora io ho detto, io mi avvicinavo per dire se volevano prosciutto o galline, no? E c'era lui che era a me, non so, là di qui più o meno. Allora mi ha detto quello con la pistola, tu caputti, io mi sono scansato, questo mamma mia me l'hanno fatto, è cascato. E lì, dopo c'era il mitra, quell'altro ha tirato, 32 botte ha tirato, mica uno. E lì c'era una staccionata, c'era la strada che andava là. Il Geri è preso sotto lì, vicino alla figona, sotto al capanno dietro le carte. Se siamo incontrati, dice, bene mio, ci ammazzo. L'ho chiappato per petto e ho fatto la strada, giù nel grano. E ci hanno tirato, non ci hanno preso. Dopo è finita lì la tragedia. Io sono stato fermo sotto la greppa, ho inteso tutti questi lani, perché sopra c'erano più di 80 persone, tutte le sfollate. E sopra era piena dei tedeschi, dice, camerata, c'è buone, buone. E invece hanno ammazzato 5 morti e 2 ferite. E io sono ritornato su, il Gerio invece è scappato, è andato a Cappellino, io l'ho visto insanguinato, però si era ferito o perché era cascato, non posso dirlo. E di fatto la sua zia, il suo babbo la sera, dico, era insanguinato, era battuto a barbetto, si era rovinato. Però non ha capito, non, io non lo vedevo, se gli ho preso quelle pallotte. E io sono ricorso su e mi ho portato queste dentro casa. E mi ho portato su queste e poi queste le siamo venute giù, le abbiamo messo su un sietone, l'ho caricato e le abbiamo portato al rifugio. La sera stesso. Io dopo lassù c'erano tutte, sono ricorso qui, poi Ernesto è morto all'1 della notte, poi Peppi e due, gli altri erano morti tutti. E poi Ottavio l'ho portato su a lei. E il giorno dopo c'era una cerca la Croce Rossa. E siamo partiti, c'è Vetulio. Vetulio è qui presente. Dopo lo si chiama? Sì, sì. Vetulio partite per andare alla stazione a cercare le medicine. E quando siamo stati giù alla Creta, noi diciamo la Creta che è la strada che scendeva giù dritta, no? Ci sono arrivati 2 o 3 granate qui avanti, c'era sopra il ricognitore. Allora siamo presi giù per le campi e non ci hanno sparato più. Siamo arrivati, ti ricordi già la fornace? Mi ricordo. Qui tutte, insomma, mulatte, australiane, insomma, c'erano tutti i colori. Io li ho visti in Francia a tempo di guerra. Ho alzato le mani e non parlava nessuno italiano. Ci hanno mandato lì al mulino del Por Orlando. Ecco, dunque, se mi ricordo. È lì che... E lì mi disse, c'era uno che parlava l'italiano. E gli tiravano di su a San Lorenzo col cannoncino. Intanto gli aveva una cannonata, capito? E ci ha detto, dice portateli giù. E allora gli ho detto, meno le medicine. Ci ha dato la pomata, non so che pomata era, se la penicillina che ci ha dato. Insomma, le abbiamo messa sulle ferite del suo paruzio e il sangue si è stagnato. Perché è rimasto solo che lui è vivo. E lui. Questo era il 14 giugno? No. La mattina del 15. La mattina del 15. Ecco, perché la mattina del 15, cioè tra il 14 e il 15, la colonna dell'ottava armata americana, la sesta divisione, quella corazzata, sì. Praticamente già aveva occupato Orvieto, era tutta dislocata sulla strada che da Orvieto porta verso Allerona, mentre Allerona c'erano gruppi di tedeschi che avevano fermato a San Lorenzo. Ecco, a San Lorenzo avevano fermato questa ottava armata, quindi la strada era occupata da tutti i mezzi logistici. Da tutte le qualità, io non li ho viste mai le carri armate, noi ce le siamo l'L6, quelli gli passavano dentro nella nauno della guerra nostra. Ti ricordi quando che arrivava qualche cannonata, tutti quei negri là si buttavano tutti per terra, noi come stupidi rimanevamo stupidi, ero mezzo ribambito perché quello che io ho passato qui, io ero un ragazzino, poi non gliela facevo più. Allora insomma, se la questione si è finita lì, allora io sono andato a casa, ho la bicicletta, ho preso la bicicletta per l'Orvieto. Quando sono stato giù da Ricci c'era il poro genese, mi dice che è successo, dice un teso di... e così raccontato. Quando sono stato da Belorossa, visto dove fanno la scuola... A Fontanelle di Bardano, A Fontanelle di Bardano, lì adesso ci fanno il collaudo, sì. C'è il comune, sì. Lì c'era uno, la polizia, visto quel fascia a me al braccio, la conoscevo la MP, la Military Police, sì. Sì, militari. Allora io ho detto, devo parlare italiano, dice no. Allora dice, un momento, diranno le cambiate tutte le parti. Gli ho detto, dico, così, dice, io che te posso fare? Ha chiamato uno che parlava l'italiano, è venuto su, stavano a giocare a dadi, sono cazzullori, sulle coperte lì, con le dollari sopra, mettevano paura, a modo suo, come succede il soldato. E si ha fermato una camionetta, mi hanno caricato sopra, parlavano fra di sé, io non capivo niente. E sono venuto qua,
al Ponte Rosso, lì dove stava Vero e Brechino, c'era l'ospedale da campo. E allora parlavano fratelli, scappavano fuori, come graduato l'ho conosciuto che era un capitano medico, e c'era un sergente maggiore, c'era te. Dice, e allora dico così, dico feriti, dico non potete portare via la croce sorvegliata che ci andava più, le carri armate non si passava. Allora sto sergente maggiore, come ho capito io, un sottufficiale, dice vengo io, ha preso l'autobulanza e siamo venuti su. Siamo arrivati fino lì alla Fontanella, lì alla Borgarella, lì dove stanno le mura da Triana, ha veduto? E più giù non c'è più niente. E siamo venuti a caricare il suo zio. E l'abbiamo portato su e poi siamo andati a Santa Bogna a portare via lui. Perché lo zio De Vitulio era ferito dove? Ferito. Dove è stato ferito? Lui c'aveva una pallottola che gli era passata da vicino al fegato. Un dito mignolo. Un dito portato via, un'altra nella gamba. Nella gamba, sì. E non mi ricordo se c'era anche qualche altro. E allora. No, no, mi ricordo io. Allora mi disse. Io non ho parlato più dopo ferito. No, non parlava, lui non mi disse. Questo mi disse. Mi tiravo per il buco, avanti e dietro. Mi disse, dice, questo dice niente paura, faceva capire. Quando stavo stare giù da Rocco, si è fermato, gli ha attaccato un fragone di sangue per uno. Dice, questo polmone gli passava all'aria, capito, voleva dire, che, perché era fiuchito, non parlava. Quell'altro era più in pericolo e gli avevo portato il vieto. Già all'ospedale da campo l'hanno ricurato tutti e due, medicato per bene. Allora, dice, 8 giorni guariti feriti, il tuo capitano disse. E dopo le ho portato via, dopo il via di ogni guardando, ma pure muoiono tutti a due. Ecco questa è la questione. Io ho raccontato come è per scrivere. Bello. Ah. Se tu racconta questo. Grazie subito, grazie monumento. Allora, abbiamo interrotto l'intervista perché è molto lunga e molto dettagliata. E quel pomeriggio al Pomarro morirono Berti Giuseppe, Ciuvigino, Foscoli Ernesto, Zaganella Ivo e Zaganella Dino. Furono feriti Zaganella Vaine e Ciuchi Ottavio. L'ultimo che aveva 15-16 anni, quello lì che praticamente fu salvato da quel signore dell'intervista, perché gli dette una spinta, lo buttò nelle scale della cantina. Da lì questo ragazzo prese i campi, il campo del grano, i tedeschi gli spararono, non lo presero e ritornò verso mezzanotte perché i familiari andarono incontro e ritrovarono questo ragazzo perché la paura non era stata. Questo è il monumento dedicato dei caduti di tutte le guerre. E ci stanno anche i nomi di quei. Anche i nomi di quei 5 morti. E questo invece è l'inaugurazione. Anche qui puoi dare la voce, eh? Del Signore nostro Gesù Cristo, autore della vita e trionfatore della morte. Ecco, siamo ritornati in studio, questo era il 1990 e allora noi abbiamo visto lì un altro sindaco, vero il signor Valentino? Esattamente. No, non era lei. Lei era magari tra la gente, ci può raccontare l'avvenimento, qualche cosa? Innanzitutto adesso colgo l'occasione per salutare tutti i telespettatori di Oviedo 39 perché non ho avuto l'occasione di farlo prima e ringraziarvi perché credo che questa sia una cosa importante, il vostro servizio, il far conoscere il nostro territorio, far conoscere i nostri comuni alla gente, credo che sia importante perché è una informazione, credo, ben fatta. Ringrazio anche Giovan Battista perché credo che Giovan Battista per i cittadini di Allerona ormai sia un'istituzione molto, molto più del sindaco, diciamo, molto più dei sindaci che si sono succeduti nel tempo, perché è la nostra memoria storica, è quando abbiamo qualcosa da ricercare tutti andiamo da Giovan Battista.
Vedete, l'importanza di queste immagini è fondamentale, però credo che bisogna capire con esattezza e far capire ai nostri ragazzi quello che è stata la guerra. Noi siamo particolarmente sensibili a queste questioni come amministrazione comunale, ne abbiamo fatto uno dei punti fondamentali del nostro programma. Il discorso del ripudiare la guerra perché non è uno strumento di risoluzione dei problemi, soprattutto in questi momenti, in questi giorni, in queste ore, credo che sia una cosa fondamentale importanza, di fondamentale importanza. Mi ero dimenticato di un ringraziamento che invece sento con particolare attenzione anche questo, al Cavalier Bonollo, che ha permesso lì in località Pomarro, che è una proprietà privata, di fare erigere il tempio di commemorazione ai caduti, e lui tende tutti gli anni, ci tiene a partecipare alla commemorazione e ritenendolo un fatto importante, e quindi un ringraziamento anche a lui, perché non tutte le persone si trovano sensibili, certo, da questo punto di vista. Ma di ritornare ai problemi vivi attuali di Allerona, vediamo da concludere la parte storica. Che la concludiamo con un aneddoto, diciamo, che sdrammatizza un po' quanto abbiamo visto. No? Questo soldato che ha Calcutta. Con una fotografia. Sì. Questo militare era partito nel 1935 da Allerona e aveva fatto la guerra d'Africa. Era ritornato nel mese di aprile 1940. Il 10 giugno del 1940, la dichiarazione di guerra, questo soldato è partito da richiamato e è partito nel 40, al mese di giugno, dopo un mese o due di permanenza a Lerona, è andato in Africa. In Africa fu fatto prigioniero vicino Tobruk dagli inglesi nel 41 e ha passato dal 41 al 46. È stato in un campo di concentramento, anzi in diversi campi di concentramento, da Madagascar ha girato 3 o 4 campi di concentramento. Quando era in India, precisamente a Calcutta, un giorno passeggiava e c'era un capitano inglese che stava leggendo un giornale. Tanto bene, lui praticamente dal 1940 non aveva più contatti né della famiglia né con la famiglia e né del paese, era proprio isolato dal mondo. E un giorno è passato vicino a un capitano inglese che stava leggendo un giornale e gli ha detto: capitano, quello è il paese mio. Si è messo a piangere questo capitano allora ha strappato questo foglio di giornale, l'ha dato e l'ha portato con sé fino a quando è ritornato a casa nel 1946. Voglio raccontare un altro aneddoto. Dopo 20-25 anni che è morto, una volta si è trovato che stava al bar, entrarono due inglesi e al momento facevano a botte, perché lui con questi due turisti inglesi che capitarono per casa a Lerona voleva sfogarsi del periodo di 5 anni che era stato prigioniero con gli inglesi, con tutte le angherie che aveva subito da parte degli inglesi. Ecco, con questa fotografia credo che chiudiamo questo angolo alleronese di guerra. Di guerra. Perché ecco, lì abbiamo visto, c'è anche il ritaglio del giornale con tutto scritto in inglese, col giorno che sono passati per Allerona, chi è passato e...